in Europa, ma se non Europa sta procedendo il lavoro di preparatorio per arrivare alla seduta del 15 dicembre, seduta nella quale dovranno essere d'accordo per manifestare interesse, stiamo facendo ancora oggi, credo che in aprile si partecipato a delle riunioni di regione per definire questa benedetta conferenza dei servizi, tutti gli elementi in modo che il 15 siano sul tappeto e si possa di conseguenza poi conferire l'eternità a coloro che risulteranno, posso dire che i requisiti richiesti nel bando, come sapete, non sono requisiti molto, molto impegnativi, molto, molto gravosi, che quindi, come dire, sono inevitabilmente rivolti a un certo tipo di soggetti che hanno certe caratteristiche di alto profilo. L'altra gara su cui c'è attenzione, per le questioni che dirà poi la qualità della segretaria, la guarda la porta 2000, anche polemiche ci sono state, ricorsi, esposte, ogni gara, voi sapete meglio che ogni gara come minimo produce 3-4 ricorsi, le gare sono fortuna dei miei colleghi avvocati, a volte chiamo anche di non poter fare. Noi abbiamo chiarito che parteremo alcuni aspetti anche altri oggi, proseguiamo secondo la tabella che ci siamo dati. Domani scade il termine di soggiorno per il deposito delle offerte. Dopodomani, cioè il 13, sì, domani lunedì 13, ci sarà la prima seduta della commissione che non abbiamo ancora nominato perché c'è qualche ritardo. Come? La commissione è nominata dopo l'arrivo delle offerte. Sì, dopo l'arrivo, sì. La commissione deve essere nominata dopo l'arrivo delle offerte. E ci sarà la seduta del 13, nella quale la commissione aprirà le buste e la procedura poi prende il suo avvio e continua con l'esame delle proposte. Dopo ci sarà un'istanza che è infine quella sui vaccini. Io avevo letto battute a dir poco generose come minimo. Ah, c'è un ritardo di un anno, Santa Madonna, c'è un ritardo di un anno perché c'è una nave che è finita sul bacino, non è che c'è un ritardo per colpa di morto. C'è stata un'inchiesta giudiziaria, c'è un morto e una cosa non da poco, insomma, che finalmente e con tempi velocissimi, a mio modesto avviso, abbiamo risolto, nel senso che la nave è stata rimossa, è stata portata via, il bacino è stato messo in bracciamento, stanno verificando, non tanto, perché noi ci metteremo poco tempo a verificare l'entità dei lavori necessari per rimettere in piena funzione, ci sono degli accertamenti in corso tuttora dei periti nominati dalla procura, dalla magistrata struttura. Credo che sia questione ormai di giorni, poi dopodiché faremo le nostre valutazioni tecniche per rimettere a posto completamente il bacino, la gara riprende da dove l'abbiamo lasciata, che era l'apertura delle buste. Quindi ritardo, certo che c'è un ritardo, è venuto su una nave sul bacino, non so se questo è un motivo abbastanza logico per ritardare un attimo la conclusione di questa procedura. Quindi questo è lo stato dell'arte, questo è il porto, qui ci sono tutti i numeri se volete, sono sul modello richiesto da Expo e siamo uno dei porti più competitivi in questo momento nel Mediterraneo dal punto di vista delle percentuali di sviluppo in alcuni settori chiave come i contenitori, le crociere e poi altre merci come le automobili in cui siamo probabilmente i primi nel Mediterraneo. Quindi le accuse in questo senso sono strumentali, lo capisco benissimo, per carità, però c'è modo e modo, insomma, dicevano i classici. Prego.